Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Questa notte, a Castellammare di Stabia, Napoli, ed in altre località, i militari della compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 indagati, tutti appartenenti al gruppo dei Vitale, operante in area stabiese e contiguo al clan d'Alessandro. Gravemente indiziati dei reati di associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi clandestine. L'indagine, condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia, ha avuto inizio nel novembre del 2019, quando i militari dell'arma hanno scovato nel centro antico di Castellammare di Stabia un appartamento, protetto da un sistema di videosorveglianza, ove si presumeva che venissero commercializzate sostanze stupefacenti. La conseguente attività investigativa, compiuta anche attraverso attività tecniche, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine all'esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, specialmente cocaina e marijuana, facente capo al 34enne Vitale Maurizio e al 44enne Vitale Ciro, detto Cirione, ritenuti promotori, dirigenti ed organizzatori del sodalizio criminoso. Sulla scorta delle risultanze investigative, gli stessi avrebbero delineato le principali linee strategiche ed operative dell'associazione che si ritiene potesse contare sulla disponibilità di armi da fuoco, in un contesto sociocriminale ove negli anni scorsi si sono già verificati altri fatti di sangue, collegati proprio al traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva. Ulteriori dettagli e i nominativi degli attenzionati li troverete nell'articolo su vivicentro.it. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.